Padre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Eminenza reverendissima, oggi viviamo un'esperienza di gioia profonda. Ci raduniamo come una famiglia per celebrare l'Eucaristia nella memoria del nostro Santo Fondatore. È una gioia festosa che ci colma di speranza e ravviva il nostro desiderio di comunicarla a coloro che incontriamo e amiamo. Grazie, Eminenza, per aver voluto presiedere questa concelebrazione. Grazie anche per il suo Magistero che ci illumina e ci sostiene con vera parresia, franchezza apostolica. San José María, all'inizio degli anni 70, in un'epoca di forte crisi culturale ed ecclesiale, sentì risuonare nella sua anima, come una vera e propria parola di Dio, quella frase della Sacra Scrittura: clama, necessis, grida, non stancarti. Spinto da questa divina ispirazione, allargò il raggio del suo apostolato, recandosi di persona nel continente americano per rafforzare i suoi figli spirituali con la sua predicazione. Una predicazione che trasmetteva la forza della fede e per questo ravvivava la speranza e accendeva l'amore. Amava dire che l'Opus Dei non era altro che una grande catechesi. Ora, in questo tempo di crisi che stiamo attraversando, siamo ben contenti, Eminenza, di ascoltare la sua parola ferma e sicura, piena di speranza, che ci ricorda e ci aiuta ad approfondire le grandi certezze della fede. Desideriamo prepararci a vivere con intensità e unità profonda con il Santo Padre l'anno della fede e sappiamo così di far nostro un suo desiderio. Penso di esprimere il sentire di tutti i presenti, nell'assicurarle che può contare, Eminenza, sulla collaborazione attiva e orante di tutti i fedeli dell'Opus Dei della Diocesi, sacerdoti e laici, perché si viva l'anno della fede secondo i desideri del Papa e gli orientamenti di Vostra Eminenza. Ciascuno di noi mette fin d'ora a servizio di questo proposito le sue capacità, la sua responsabilità personale, la sua iniziativa, nel posto che occupa nella famiglia, nella società e nella Chiesa. Ogni impegno apostolico è basato sulla preghiera e per questo è bello per noi ripartire da qui, dalla nostra preghiera unita alla sua, a cominciare da questa Eucaristia. Fratelli e sorelle, carissimi, in questa celebrazione si rinnova per noi il dono di grazia del Padre. La santità a cui tutti siamo chiamati nasce dalla contemplazione del volto di Cristo, chiede un cammino di dedizione verso il prossimo ed è il presupposto per una autentica missionarietà. Invitati alla mensa della parola e dell'Eucaristia, riconosciamoci peccatori e bisognosi di salvezza e invochiamo con fiducia l'infinita misericordia di Dio. Tu che conforti i nostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene, Kyrie eleison.
Kyrie eleison. Tu che ci chiami ad essere testimoni del tuo Vangelo, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Hai suscitato nella Chiesa San José Maria sacerdote per proclamare la vocazione universale alla santità e all'apostolato. Concedi anche a noi, per sua intercessione e il suo esempio, di essere configurati al tuo Figlio Gesù per mezzo del lavoro quotidiano e di servire con ardente amore l'opera della redenzione. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedicimi, Padre. Leggi nel nome del Signore. Lettura del Libro del Levitico. In quei giorni il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla a tutta la comunità degli Israeliti, dicendo loro: siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello. Rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui.
Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Beato chi cammina alla presenza del Signore. Beato chi cammina alla presenza del Signore. Beato l'uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande gioia. Potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza degli uomini retti sarà benedetta. Beato chi cammina alla presenza del Signore. Punta nelle tenebre luce per gli uomini retti, misericordioso, pietoso e giusto. Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Beato chi cammina alla presenza del Signore. Sicuro è il suo cuore, non teme, egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua fronte si innalza nella gloria. Beato chi cammina alla presenza del Signore. Dicimi, Padre. La lettura apostolica ci illumini e giovi a salvezza. Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa. Ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. Parola di Dio. Diventare pescatori di uomini. Alleluia, alleluia, alleluia. Questo è il mio comandamento, che vi amiate come io ho amato voi. Alleluia, alleluia, alleluia.
regno di Dio è pace e giustizia e gioia nello Spirito Santo. Alleluia, alleluia, alleluia. Benedicimi, Padre. Signore, sia nel tuo cuore e sulle tue labbra, perché tu possa annunciare degnamente il suo Vangelo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore, sia con voi. E con il tuo Spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, il Signore Gesù, stando presso il lago di Genezaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci, e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva invaso tutti e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto, così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Saluto anzitutto di cuore Don Matteo e lo prego di portare i sensi del mio affetto collegiale al prelato Sua Eccellenza Monsignor Javier
Echevarria, saluto voi tutti qui convenuti e in modo particolare le autorità civili e militari. Il Signore rivolge a Mosè un imperativo preciso: siate santi, perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Queste parole, come ben ha mostrato lungo tutta la sua vita e il suo insegnamento San José María, descrivono la verità profonda del nostro essere cristiani. Essa è contenuta in un termine, santità, di cui a volte la mentalità dominante non riesce neppure a percepire il significato. Anzi, in questi ultimi tempi le fragilità di non pochi cristiani, ministri del Signore compresi, sembrano letteralmente negare la possibilità che queste parole del libro del Levitico si avverino. Siamo quindi di fronte all'espressione di un pio desiderio o, nella migliore delle ipotesi, di una semplice nostalgia che abita il nostro cuore, la santità come nostalgia irraggiungibile? Sulle orme di San José María dobbiamo rispondere con decisione no. Proprio perché il Signore nostro Dio è santo, possiamo riconoscere tutti i fedeli. Su questo il santo che celebriamo questa sera insisteva molto, tutti possiamo riconoscere che la santità è la verità profonda, la più profonda cui la nostra vita aspira. Infatti la Chiesa, nostra madre e maestra, non cessa di ribadire che si può contemplare il vero volto dell'uomo nei santi, perché i santi sono degli uomini compiutamente riusciti. Ma come possiamo riconoscere che la parola santità descrive il nostro essere più profondo? Ci dice chi siamo e non solo chi dovremmo essere, se ogni giorno dobbiamo chiedere perdono per i nostri debiti con la preghiera del Padre nostro, e se la recita del Santo Rosario ci fa ripetere con l'Ave Maria insistentemente: prega per noi peccatori. Per rispondere a questo interrogativo è necessario soffermarsi su uno dei cardini della vita cristiana. Si tratta di qualcosa che non sempre prendiamo in considerazione e che purtroppo assai raramente portiamo a coscienza. Potremmo esprimerlo nel modo seguente: ciò che definisce il mio volto, il volto di ogni uomo, ciò che dice chi io sono, è la vocazione. Ma la vocazione intesa adeguatamente, la vocazione in forza della quale è la vita stessa, nella trama quotidiana delle circostanze e dei rapporti, ad essere risposta ad una chiamata. È la vita che è vocazione, e all'interno di essa poi lo Spirito offre a ciascuno di noi dei segni affinché si possa individuare e scegliere nella libertà lo specifico stato di vita. Ma questo non è comprensibile se non dall'interno della vita intesa come vocazione. Vivere, infatti, significa essere stati chiamati dal Dio tre volte santo a partecipare della sua stessa vita divina, cioè
ad essere santi nonostante l'abissale distanza che ci si separa da lui, come lui è santo. Si rende qui evidente che lo Spirito Santo accompagna e guida il popolo di Dio e la Chiesa intera. Infatti, con la vita e il magistero e l'opera di San José María, lo Spirito ha indicato a tutti i fedeli, fin dagli ultimi anni della prima metà del secolo scorso, l'universale vocazione alla santità, come poi ebbe a definirla la Lumen Gentium. Ma riflettiamo. Abbiamo detto che il santo è l'uomo riuscito. Con altre parole, lo abbiamo cantato nel Salmo responsoriale: beato, felice chi cammina alla presenza del Signore. Questa è un'altra bella definizione di che cosa sia la vita cristiana: camminare alla presenza del Signore. Che cos'è la vita se non un cammino? Un cammino che tutti gli uomini vivono, dentro la vita quotidiana, fatta di affetti, di lavoro, di riposo, come abbiamo avuto modo di ricordare durante le memorabili giornate del 7° incontro mondiale della famiglia. Ma come insistentemente il nostro santo insegnava, ho riletto di recente la sua bellissima omelia del 1967 nel campus dell'Università di Navarra a Pamplona, dove la logica cristiana dell'incarnazione emerge con forza, dove il senso del lavoro, della famiglia, entrano a descrivere la modalità attraverso la quale ognuno di noi nel quotidiano, nell'ordinario della vita quotidiana, è chiamato con l'aiuto di Dio a perseguire la sua riuscita, cioè la santità. Ciò che fa autentico il cammino della vita è camminare alla presenza del Signore, seguendolo, lasciandosi guidare da Lui, consentendogli di rialzarci ogni volta che cadiamo, permettendogli di sorreggerci e addirittura di portarci sulle spalle quando non riusciamo più a proseguire. La vita cristiana è quindi grazia, cioè nasce e vive sempre come vocazione e nello stesso tempo cresce e matura come gratitudine alla chiamata. Diceva in proposito San José María: sii grato al Signore per l'enorme bene che ti ha concesso nel farti comprendere che una sola cosa è necessaria, la santità. Non c'è cristianesimo senza santità e gratitudine. Questa elementare verità della fede è facile da comprendere per chi, come quanti impegnati nell'opera, ha ricevuto il dono della figliolanza spirituale di un santo. Nello stesso aforisma del solco che ho appena citato, San José María prosegue con queste parole che illuminano ulteriormente il tema della vita come vocazione. Sii grato al Signore per l'enorme bene che ti ha concesso nel farti comprendere che una sola cosa è necessaria, e poi aggiunge: e insieme con la gratitudine non manchi ogni giorno la tua supplica per coloro che ancora non lo sanno o non l'hanno capito. In questo invito alla supplica troviamo la chiamata più elementare all'apostolato. Santità e apostolato ci ha richiamato l'orazione di apertura alla messa. La chiamata alla missione. Nessuno infatti può dire di non essere capace di supplicare, di domandare. Ogni uomo lo fa. Nello stesso tempo ci viene svelata la ragione profonda del dono della fede. Siamo stati chiamati per
pura grazia di Dio ad essere membri del suo popolo santo e così diventare strumenti di elezione per la salvezza del mondo. E allora dal nostro cuore sgorgano le stesse parole che l'Apostolo Paolo rivolse ai Corinti: annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone, guai a me se non annuncio il Vangelo. Vocazione e missione, vita come vocazione e missione. Questo è il volto compiuto del cristiano, del santo. Carissimi, tutti noi siamo stati testimoni commossi del dono immenso che la visita pastorale del Santo Padre ha fatto alla nostra arcidiocesi. Un dono che richiama ciascuno di noi ad una risposta piena di gratitudine e di ardore missionario. Ebbene, nel saluto alla cittadinanza qui in Piazza Duomo, Benedetto XVI ci ha detto: cari amici, la vostra storia è ricchissima di cultura e di fede. Tale ricchezza ha innervato l'arte, la musica, la letteratura, la cultura, l'industria, la politica, lo sport, le iniziative di solidarietà di Milano e dell'intera arcidiocesi. Ma qui viene il punto. Spetta ora a voi, spetta a voi, carissimi amici dell'Opus Dei, spetta a voi, eredi di un glorioso passato e di un patrimonio spirituale di inestimabile valore, impegnarvi per trasmettere alle future generazioni la fiaccola di una così luminosa tradizione. Voi ben sapete, aggiunge il Santo Padre, quanto sia urgente immettere nell'attuale contesto culturale il lievito del Vangelo, la fede in Gesù Cristo morto e risorto per noi, vivente in mezzo a noi, vivente in mezzo a noi. Questa fede, disse il Papa, deve animare tutto il tessuto della vita personale e comunitaria, privata e pubblica. Sono parole che il successore di Pietro ha rivolto a ciascuno di noi come eco della sua peculiare missione, perché Pietro ascoltò dalle labbra del Redentore il grande invito: prendi il largo e gettate le reti per la pesca. E sappiamo che cosa divenne dopo la sua sequela, la pesca di Pietro. Carissimi, vi sono molto grato per il vostro apostolato nella Chiesa Ambrosiana e nelle Chiese Lombarde. Penso soprattutto alla preziosità del ministero del sacramento della riconciliazione, che tutti i sacerdoti dell'opera praticano con grande fedeltà e a cui tutti voi vi accostate con grande fedeltà. Ma penso anche all'ambito decisivo e delicato degli Atenei milanesi, in cui siete presenti attraverso i collegi, le residenze universitarie e molte altre opere educative. Allora, con lo sguardo rivolto alla grazia straordinaria che il prossimo anno della fede porterà a tutti, vi prego e vi invito a rispondere al Signore insieme all'Arcivescovo e a tutti i fedeli della diocesi con le stesse parole di Pietro: Maestro, anche se abbiamo faticato tutta notte senza prendere nulla, sulla tua parola getterò le reti. Sulla sua parola gettiamo dunque le reti. Amen.
Fratelli e sorelle, incoraggiati dalla testimonianza di San José María e guidati dal messaggio che Dio gli ha affidato, innalziamo al Signore la nostra preghiera perché ognuno viva con pienezza la vocazione alla santità e all'apostolato ricevuta nel battesimo. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Perché lo Spirito Santo aiuti tutti i battezzati a riscoprire e a testimoniare il dono della fede in ogni ambito della loro vita, ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per il Santo Padre Benedetto XVI, per il nostro Arcivescovo Angelo, per il prelato dell'Opus Dei Saverio, per tutti i vescovi e i sacerdoti della Chiesa e per le vocazioni sacerdotali, ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i fedeli laici della Chiesa, perché diano l'esempio di coerenza cristiana e di trasformazione del mondo secondo il Vangelo, ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per la società umana, i suoi organismi, le sue autorità, ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutte le famiglie, perché sappiano trarre frutto dal recente incontro mondiale, ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, per le famiglie in difficoltà, per chi è senza lavoro, ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per noi tutti, raccolti in comunione di fede e di amore, ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. O Dio, che tra i santi pastori del tuo gregge hai posto San José María, mirabile esempio di viva carità e di fede luminosa, donaci di crescere nelle sue stesse virtù e di partecipare con gioia alla sua gloria, per Cristo nostro Signore. Amen. Secondo l'ammonimento del nostro Signore, prima di presentare i nostri doni all'altare, scambiamoci un segno di pace.
pensiamo. Accogli, Padre Santo, i doni che ti offriamo nel ricordo di San José María e mediante il sacrificio offerto da Cristo sull'altare della croce e reso presente in questo sacramento, santifica tutte le nostre opere. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Diamo grazie al Signore, nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, o Dio onnipotente ed eterno, nella memoria gloriosa del beato José María, che nel tuo sapiente consiglio hai chiamato a dedicare ogni cura alla crescita della Chiesa, corpo di Cristo e sposa senza macchia. Ai tuoi figli annunziò con fedeltà il Vangelo di salvezza e li nutrì dei divini misteri, perché nella comunione della vera fede e nell'operosità di un amore sincero si rivelassero al mondo come tuoi discepoli, eletti alla vita di grazia e destinati alla gloria del cielo. Uniti a questo tuo servo, con gli angeli e i santi, ti eleviamo, o Padre, l'inno di lode. Santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito,
Egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. La nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio. Dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri Sant'Ambrogio, San Cosimaria e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo, il nostro Papa Benedetto, il nostro Vescovo Angelo, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Sei tu, Signore, Padre.
guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo cantare. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
Preghiamo, Signore nostro Dio, i sacramenti che abbiamo ricevuto nella festa di San José María rafforzino in noi lo spirito di adozione a figli, affinché, fedelmente uniti alla Tua volontà, camminiamo con gioia sulla via della santità, per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Il Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San José María, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San José María la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in San José María ci ha offerto un esempio di totale adesione al Vangelo, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Portate questa benedizione nelle vostre famiglie, nelle vostre case, lunedì prossimo negli ambienti del vostro lavoro quotidiano, in modo speciale portatela ai bambini, agli anziani, agli ammalati, a quanti sono nell'ombra della morte, ai più poveri e ai più bisognosi. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo.